ringrazio voi, non voglio portar via troppo tempo. Pensavo di incontrare 10 persone per raccontare che cosa succedeva qua dentro, avere una marea di gente un giovedì alle 6:30 dopo una giornata di lavoro per me è una grande soddisfazione. Veniamo da un altro quartiere popolare a Milano, quartiere San Siro, e per quello che mi riguarda, da ministro sono lì da 3 mesi, però abbiamo davanti 5 anni, non ci dovranno più essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cesaro Bottone merita il rispetto che Corsico, Trezzano, Cinisello, Sesto. Non c'è solo il centro storico di Milano, la Galleria, Piazza Duomo e il Castello Sforzesco, perché Milano è tanta roba, ed è anche Cesano Boscone, che è pieno di gente per bene. Quindi aprire uno sportello dell'Ale, del cuore, del quartiere Tessera, Cesano, è motivo di orgoglio. Magari qualche giornalista dice: ma come, un vicepresidente del Consiglio, un ministro del governo, invece di essere a Milano è a Cesano Boscone? Io dico sì, viva Cesano Boscone. Così ci vedremo quando i lavori saranno finiti. In bocca al lupo, buon lavoro alle imprese, spero che non ci sia bisogno di farsi misurare la pressione o altro, però se qualcuno c'ha bisogno qua c'è anche un punto di salute, e in un momento in cui le famiglie non hanno tutte 10, 20, 30 mila euro per sistemare casa loro, cambiare le finestre, le porte, oggi a Bruxelles hanno votato una norma europea in base alla quale tutti dovrebbero sistemare efficienza energetica a casa loro, ma se uno porta a casa uno stipendio di 1000 euro al mese e già non riesce a cambiare la macchina, perché poi c'è un sindaco di Milano che dice che se non c'hai la macchina nuova a Milano non vai a lavorare, penso che difficilmente uno trovi 30.000 euro per sistemare casa sua a Cesaro, a Corsico, a Trezzano. Ringrazio Aver perché l'ha fatto al posto delle famiglie, quindi in bocca al lupo, buona vita, buona fortuna, e viva Cesaro Boscone, viva la Lombardia e forza Milano. Nel periodo di settembre ho fatto un sopralluogo e ho sentito la necessità di aprire questo spazio che è qui proprio alle tue spalle. Uno spazio che Aler ha aperto e ha messo a disposizione un giorno alla settimana per 2 ore per informare tutti i cittadini del quartiere di come sarà il cronoprogramma dei cantieri. Questo è stato un'iniziativa, un percorso molto apprezzata dai cittadini. Infatti io sono venuto qui qualche martedì e questo ufficio, ti assicuro, è stato preso d'assalto. Il fatto che Aler abbia deciso di aprire questo spazio è un qualcosa di rivoluzionario dal mio punto di vista, perché c'era la necessità di informare i cittadini di tutti i lavori e di tutte le problematiche che dovevano essere sorpassate e messe, diciamo, un senso di informazione quasi quotidiano. Quindi io sono soddisfatto, molto soddisfatto di questa riqualificazione che metterà nelle condizioni tutti i cittadini, qui abitanti, stiamo parlando di più di 1000 persone, in una condizione diversa che porta come termine ultimo ovviamente la qualità della vita di ciascun cittadino. Presidente, a te la parola. Grazie Assessore. Buonasera a tutti, grazie per essere qua, grazie per essere qui in questo periodo abbastanza freddo. Come diceva l'assessore, i lavori sono partiti, come avete visto, i lavori termineranno entro la fine di quest'anno, per cui il disagio sarà limitato al 2023. Come diceva l'assessore, 16 palazzi completamente rimessi, diciamo, a nuovo, nel senso con 2 classi energetiche, quindi cappotto, impermeabilizzazioni, un quartiere completamente nuovo. Permettetemi un ringraziamento alle due imprese, che sono Renco e Nelix, che ci seguono durante questi lavori, e al gruppo di progettisti della Mercurio che stanno mettendo tutto l'impegno possibile appunto perché i lavori vengano fatti nei termini corretti.
ci tenevo anche a dire una cosa, mi diceva prima uno dei responsabili della Renco che ci sarà un punto di primo soccorso, quindi la possibilità non solo di avere, diciamo, un punto di riferimento per chi ci lavora, ma anche per i cittadini di questo quartiere. Quindi durante tutto quest'anno è una cosa molto nuova, perché difficilmente si vedono cose di questo tipo, quindi questi servizi sanitari saranno messi a disposizione anche delle cittadinanze.